Buongiorno a tutti, Buongiorno. veniamo da qualche giorno di relax che abbiamo passato in una pinetta sopra Milazzo. Prima di andare lì siamo state a Messina, concerto di Ultimo, a me piace tanto, quindi l'ho trascinata, concerto di Ultimo. No, è stato un bel concerto. Quindi abbiamo passato poi un po' di relax in questa pinetta, malgrado ci fosse comunque tanta gente, perché essendo periodo estivo si cerca sempre l'ombra. Un po' di fresco. Sì, vengono a arrestire le persone. Poi c'è una fonte d'acqua, quindi vengono a prendere l'acqua, però siamo state comunque belle. Poi siamo andate a Tindari a A vedere un vedere il santuario santuario. bellissimo, il santuario della Madonna Nera, c'è anche una bellissima vista. Poi, ieri siamo state a Capo d'Orlando. Volevamo fare qualche giorno di mare, ma purtroppo si è messo a piovere. Ha piovuto fango, infatti ha fatto il van Mamma mia. sporchissimo, dovremmo portarlo a lavare. E quindi abbiamo fatto una passeggiata lì. Una tromba d'acqua! Si chiama così, tromba d'acqua. Poi di pomeriggio ha schiarito un po', però comunque ci siamo spostate e siamo venute sopra le Madonie. Sì, siamo Adesso a Geraci sicuro. faremo una passeggiata nel paesello. Ieri c'era Ah, che freddissimo. bello, sta benissimo. Beh, siamo in montagna a 1100 metri di altezza. E quindi Niente. adesso andiamo a farci una passeggiata a Geraci Siculo. Siamo arrivati al salto di Ventimiglia. È famoso perché, secondo la leggenda, nel 1337 il conte Francesco I Ventimiglia saltò da qui con un cavallo per sfuggire ai nemici cadendo nel dirupo. E adesso hanno fatto questa struttura in acciaio e vetro per far rivivere quell'emozione. Non vieni. Vai, vai! Guarda che non è così. Dai, guarda che non è così pessimo. Vieni. No, 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 Dormi. non ce la faccio. Saltò di qui con un cavallo per sfuggire ai nemici e cadendo nel dirupo. Aspetta. Dai. Devi guardare fuori, guarda fuori. No, no, non guardo. Ah. No, no. Oddio. Ciao.
Che carino sto paesello. È tutto in salita. Castello di Ventimiglia. Questa è la ricostruzione, ipotetica ricostruzione. Con la neve. Adesso rimangono le mura e la cappella palatina e due cisterne. Saliamo? No, torniamo indietro. Ok. Ciao, ecco, appunto.